Introduzione al gioco del vero o falso. Con questo ebook non desidero dilungarmi con introduzione e premessa. Preferisco da subito lanciare il gioco del vero o falso nella speranza che possa essere velocemente utile a tutti per comprendere verità e menzogne che si celano alle spalle di una pratica tanto utile ma al tempo stesso tanto bistrattata come il Reiki. Inserirò per prima cosa ciò che si dice sul Reiki e tu potrai cercare di indovinare, prima di leggere la mia risposta, se ciò che si dice sia verità o menzogna. Caro lettore, non fare il furbo, mi raccomando, e metti alla prova la tua logica intuizione senza sbirciare la risposta che viene subito dopo ogni domanda. Del resto, con ogni prima domanda, io ti metterò nella condizione di intuire da solo, se saprai usare il senso logico razionale, da che parte stia la verità. Se indovinerai, non vincerai nulla, ma potrai comunque compiacerti di possedere una eccellente capacità logica, cosa che molti, ahimè, non posseggono, altrimenti non accetterebbero con tanta ingenuità spiegazioni a carattere psichedelico e inaccettabili. Buona continuazione! Buona continuazione, questo è solo un frammento, quindi ti dirò almeno quelli che sono i titoli delle domande contenute nell'ebook. Significato del Reiki, canalizzazioni, apertura dei chakra, costo del Reiki, attivazione Reiki, facile creduloneria, questioni religiose, scambi Reiki, piante, animali e cellulari, Reiki e farmaci, quanti tipi di Reiki, fisica quantistica, Mikao Usui, simboli Reiki, pranoterapia e Reiki, tempo di attesa, energie negative e diagnosi Reiki. Poi alla fine, dubbi e perplessità, perché qualora ti fosse rimasto qualche dubbio, sappi che all'interno dell'ebook io ti dico, puoi anche scrivermi, sono a tua disposizione.